in questo numero del TG Giovani. Scuole, fa troppo caldo o troppo freddo? A Bologna la gita si fa con il crowdfunding. Infezioni sessualmente trasmesse, quanto ne sanno i ragazzi? La situazione nella mia scuola, soprattutto d'inverno, è stra precaria. Il cambiamento climatico è arrivato nelle scuole. In alcune infatti fa troppo caldo, mentre in altre troppo freddo, come nel caso di una scuola in provincia di Salerno. La nostra scuola è divisa in due piani, cioè il primo piano dove ci sono tutte quante le classi e lì si sta bene, funzionano i riscaldamenti. Il secondo piano ci sono tutte le porte spalancate perché appunto viene usato poco, bisogna far girare l'aria. Quindi c'è sempre un freddo. Per combattere il freddo gli studenti si sono dovuti attrezzare. In giornate, per esempio come oggi, che io sono rimasta a scuola fino alle 6:30, sono stata tutto il tempo col giubbino nelle aule di musica perché proprio non riuscivo a stare. E anche i prof. Molti professori si portano quelle stufette che si attaccano alla presa per cercare di riscaldare magari anche le stanze, quelle un po' più piccole. Quest'anno sono rappresentanti di classe. Quando vado a fare le riunioni con i professori vengono sempre ribaditi questi problemi. Purtroppo loro non ci possono fare niente. La sua storia l'abbiamo raccontata all'interno di Ti accompagna a scuola, il programma di Radio Immaginaria che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 6:55 alle 7:30 per raccontare la vita quotidiana degli adolescenti durante il tragitto a casa scuola. Mia mamma mi dice sempre di vestirmi a cipolla, però sono una molto pignola sull'outfit. Magari mi dice mettiti un determinato pantalone, una qualche maglietta termica, che magari cozzano un po' con l'abbinamento, però quando c'è freddo è sacrificabile, insomma. Se volete fare anche voi una segnalazione potete farlo inviandoci un'email a radioimmaginaria@gmail.com. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, io sono Anna, questa è la rassegna stampa di Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti. Iniziamo subito. Prima notizia, a febbraio una classe del liceo Laura Bassi di Bologna partirà per la Finlandia per realizzare un documentario sul loro sistema scolastico. Siccome il costo della gita è abbastanza alto, gli studenti hanno deciso di creare una campagna di crowdfunding per permettere a tutti di poter partecipare. La raccolta di denaro è passata per la vendita di paste, un mercatino e i tortellini che gli alunni hanno fatto insieme a genitori, nonni e professori. Seconda notizia. C'è un primato che non appartiene a Taylor Swift. Dua Lipa infatti è la prima artista donna ad avere 3 canzoni da oltre 2 miliardi di streaming su Spotify. Le canzoni in questione sono One Kiss, Don't Start Now e New Rules. Terza notizia, 6 adolescenti su 10 tra i 10 e i 18 anni prendono la paghetta. Ma ogni quanto la danno i genitori? Secondo il sondaggio commissionato da Facile.it, più della metà la prende settimanalmente, con una media di 54 euro al mese. E voi, avete la paghetta? Fatecelo sapere sul nostro profilo Instagram o nel _ Radio Immaginaria. Queste erano le 3 notizie che abbiamo trovato per voi questa settimana. Da Radio Immaginaria è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Sifilide, gonorrea, papilloma virus, epatiti virali, HIV. Le infezioni sessualmente trasmissibili sono diverse e sono causate da germi che possono provocare sia una malattia acuta che cronica. Rischiano di dare anche gravi complicanze a lungo termine e persino i tumori. La fascia più esposta è quella dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Ma quanto ne sanno i giovani? In realtà veramente veramente poco, perché a scuola non è un tema trattato. Quindi diciamo i temi più diffusi, come si trasmettono principalmente, però non a livello completo. Non è completa la mia istruzione su questo, né quali sono, né come si possono curare quelle che si possono curare, né quanto effettivamente invasive siano. Si trasmettono ovviamente per via sessuale, quindi qualunque tipo di rapporto sessuale, vaginale, anale, orale, proprio per il contatto con i liquidi organici infetti. Ovviamente il parallelo è che le infezioni a trasmissione sessuale possono essere trasmesse anche attraverso il sangue o altri liquidi biologici o per passaggio dalla madre al nascituro durante la gravidanza, il parto o l'allattamento e con pratiche quali i piercing. Uso corretto del preservativo, tanta informazione nelle scuole, dialogo in famiglia, perché la prevenzione è spesso più importante.
importante della cura. Parlarne nelle scuole, già dalle medie, per aprire i ragazzi e le ragazze a questo mondo, per fargli capire realmente i rischi e riuscire a spiegargli che esistono delle prevenzioni per non far accadere tutto ciò. Nonostante si tratti di un tabù per molti, specialmente per gli adulti, in realtà è una cosa che ci fa solo comodo. Comodo e ci fa cultura in tutti i sensi. Delle ore pomeridiane nei licei con dei progetti, o comunque anche impiegare delle ore di biologia, comunque scienze generali, all'educazione sessuale. Magari anche un dialogo in famiglia può aiutare, e soprattutto consapevolezza e maturità nell'affrontare comunque la sessualità, che ovviamente da molti purtroppo è vista come un tabù. Nonostante una larga diffusione nella popolazione, si parla ancora poco dell'infezione da papillomavirus, ma per l'HPV, che nelle sue forme più gravi può causare anche neoplasie, c'è una soluzione: la vaccinazione a partire dagli 11-12 anni. È offerta al Sistema Sanitario Nazionale gratuitamente, però poca gente conosce questa possibilità. Adesso ci siamo allontanati tanto dalla vaccinazione perché si ha paura delle vaccinazioni, ma in fondo la vaccinazione dell'HPV in paesi come Finlandia, Svezia e Norvegia ha portato a una copertura massima delle vaccinazioni, tanto che potrebbero fare a meno del pap test come screening, perché ormai si considera quasi debellato. La cosa onestamente che non capisco è come siamo così informati riguardo alla vita sessuale, ma non anche a quello che ne viene dopo.